A Bologna il Medioevo si respira ovunque, nelle sue strade e nelle sue architetture. Nelle sue torri. Nelle cinte murarie delle sue porte. 10 ne restano delle 12 originarie vie d'accesso antiche della città, ognuna con una sua storia e un suo segreto. Ad eccezione di Porta Sant'Isaia e Porta San Mamolo non più esistenti, le porte sono quanto rimane della cinta che per 7 secoli ha avvolto la città, conferendole una forma stabile. Incastonate nella cosiddetta terza cerchia, progettata e tracciata nei primi decenni del 200 per poi essere demolita all'inizio del 900, restano lì oggi come baluardo dei tempi. Porta San Felice, per le vicende che la videro protagonista nei primi secoli della sua esistenza, potrebbe essere chiamata la porta della guerra, perché di lì transitavano gli eserciti in marcia verso l'Occidente ostile. Da lì si marciava verso Modena, primo avamposto di quella persistente coalizione nemica dei Ghibellini. Da lì fu fatto entrare il prigioniero regale Re Enzo, figlio di Federico II. Lì si fermarono minacciosi soldati modenesi dopo la tremenda sconfitta di Zappolino. Eccoci qua ragazzi, abbiamo trovato un altro geocache e adesso il nostro bombo lo andrà a riposizionare. Un geocache Come dal fa sapore un vero militare. geocache? Vai, Ale. Dobbiamo aspettare allora. Non aspettare. Loro. Guardate, guardate quanto è bello con la spadina dentro. Qui ragazzi non possiamo farci la firma perché è tutto È tutto inzuppato. inzuppato d'acqua. Quindi. Quindi vi dovrete accontentare delle nostre immagini. Esatto. Eccolo qui ragazzi, bomba in azione. Sta andando. Vai, vai. Aspetta. Ok. Fatto? Perfetto, riposizionato. Eccoci qua. Situazione ad alto rischio davvero. Speriamo che non lo prendano perché è veramente bello quello. E che dire? Al prossimo geocache. Ciao. Ciao ragazzi, a dopo. Porta Saragozza è una delle porte della terza cinta muraria della città di Bologna, il cui nome evocava l'Occidente lontano dei pellegrini in terra iberica, conosciuta anche come Porta dei Pellegrini, è stata attraversata dai fedeli di tutto il mondo, diretti sul Colle della Guardia, in venerazione della Beata Vergine di San Luca. Porta Saragozza sorge all'incrocio fra l'omonimo tratto della via Porretana e via di Circonvallazione, edificata per la prima volta nel XIII secolo. Nel 1334 fu dotata di ponte levatoio. Per molti anni fu considerato un varco secondario e solo a partire dal 1674, quando venne costruito il lunghissimo portico che, dalla porta, conduce fino al santuario della Madonna di San Luca, Porta Saragozza acquisì particolare rilievo. La porta ha assunto le attuali fattezze a seguito di una radicale ricostruzione avvenuta tra il 1857 e il 1859, guidata dall'ingegnere e architetto Enrico Brunetti Rodati. Continuiamo qua, ragazzi, abbiamo trovato un'altra cache. L'ultima della giornata, anche perché siamo stanchi, abbiamo fame e vogliamo tornare a casa, e adesso noi torniamo a casa. Vi Esatto. diamo appuntamento al nostro prossimo video. Guardate se è bella. Guardate. E lì da un po' Stupenda, di tempo, è un si vede. gioiellino. È lì da un po' di tempo, Però però è invecchiata ha sempre il bene, suo dai. fascino, Ha dai. sempre il suo fascino. Va bene, ragazzi, adesso vi salutiamo. Al prossimo Al video. prossimo video, lasciate commenti, mi Mi piace, iscrivetevi al piace, canale se iscrivetevi. volete sapere delle novità. E Giusto? attivate la campanellina, mi raccomando, non su Esattamente. personalizzate, ma su tutte. Esatto. Perfetto. Così riceverete proprio tutte le Non so se mi si notifiche. vede, ma comunque al prossimo video. Al Ciao ragazzi. prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ecco qua ragazzi, adesso vi faremo vedere il riposizionamento del cache. Molto rapida, molto furtiva, come solo il nostro agente segreto Alex Bomb sa fare. E con questo vi salutiamo e al prossimo video. Ciao ragazzi.